visto stamattina, sono venuto a dare un'occhiata e sono andato lì. Poi hanno fatto le rivelazioni per i danni, per quello che è successo, sono venuto di nuovo pomeriggio, ma le mani sono le nostre, tutte persone volontarie. Ma il problema, vabbè, ok, è successo la disastro, quello che è successo, però da stamattina a ora, io non voglio accusare né il sindaco, né la protezione civile, né nessuno, da ora siamo solo noi che praticamente ci siamo rimboccati le maniche, che stiamo facendo tutto noi, non è venuto nessuno, cioè sono venuti per carità, però sono venuti solo per visionare, ma voglio dire, non lo so fino a che punto, può darsi che mi sto sbagliando io, può darsi tutto quello che sta succedendo in questo momento, però noi abbiamo visto solo persone che sono venute solo a visionare, ma stamattina qua alle 3, quando praticamente ce ne siamo dovuti scappare, ok? Abbiamo fatto le chiamate, non rispondeva nessuno, non è venuto nessuno ed è stato un incubo. Non si è visto nessuno da stamattina? Da ieri sera dalle 8 ha iniziato a piovere e poi verso le 3:30, le 4 qua c'è stata la fine del mondo. Era tutto pieno d'acqua qua, è entrata a casa mia, era ai pilastri l'acqua. Qua l'acqua era altissima, almeno 2 metri, anche di più. E si era tappata là, perciò si è sempre alzata di più, però appena stappato è partita a razzo l'acqua. Sotto tutto quello che ha preso si è tirato. Il costone naturalmente appena gli ha tagliato i piedi è andato giù.